Si chiamano Riconviviamo e Itinerario Divino e sono due progetti aderenti a Marche dalla Vigna alla Tavola, finanziati dalla Regione a sostegno del comparto produttivo enologico, con il coinvolgimento della ristorazione, il cui ruolo è stato rallentato dalla crisi pandemica. L'iniziativa, fortemente voluta dall'Assessorato regionale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Economico, è stata realizzata in collaborazione con Confcommercio Pesaro Urbino. Lanciare un tema turistico legato al vino, legato ai nostri vitigni, e la cosa senz'altro più opportuna è quella di sfruttare le cantine che hanno bisogno di farci conoscere non solo all'esterno ma anche nel nostro territorio, dai ristoranti, dai bar, negli alberghi, e fare in modo che nasca un movimento che diventerà quello su cui punteremo tanto, che sarà l'enoturismo. In questa fase intanto per la prima volta sono stati usati i soldi della promozione agricola per far conoscere attraverso i ristoranti i nostri vitigni, quindi sono nati oltre 300 eventi dedicati ai nostri vitigni dentro la ristorazione, che è la prima forma di conoscenza dei nostri prodotti e anche la prima forma di promozione. Quindi riteniamo che questo primo connubio tra Horeca e vino e quindi attività vitivinicola sia davvero una grande opportunità per le Marche. Abbiamo diversi progetti anche nel territorio che vedono protagonisti direttamente gli imprenditori. Noi abbiamo creato un percorso che per fortuna è stato raccolto come sfida da molti ristoranti, da molti bar, da molti hotel, grazie anche a Confcommercio che ha coordinato questo progetto, e credo che sarà l'occasione di un protagonismo imprenditoriale che non è l'aiuto, non è l'assistenzialismo, ma è il rilancio attraverso promozione e conoscenza di quello che è il nostro patrimonio vitivinicolo. Due progetti pensati per promuovere il connubio tra vino e cibo. Nello specifico, il progetto Riconviviamo prevede un calendario fino al 31 dicembre di serate di degustazione aperte al pubblico, durante le quali 15 ristoranti proporranno i vini di 35 cantine e le migliori materie prime del territorio marchigiano, risaltando nell'eccellenza tramite i propri piatti e le etichette in abbinamento. Itinerario Divino, invece, a cura della nuova Associazione dei Ristoratori Marche Nord, partirà il 15 settembre per terminare il 6 dicembre e sarà un viaggio di 21 tappe nei ristoranti della provincia di Pesaro Urbino e di Macerata per degustare 55 diversi vini che accompagneranno i menù realizzati per l'occasione. È un progetto ottimo perché consente non solo di valorizzare le cantine marchigiane, ma anche di valorizzarle attraverso il mondo della ristorazione, che voglio dire è l'interlocutore principe delle cantine marchigiane. E con l'itinerario di vino vogliamo anche narrare il territorio, quindi spiegare dove il vino nasce, quali sono le caratteristiche del territorio dove le nostre aziende agricole hanno trasformato un prodotto che una volta era un prodotto di limitata importanza, diventare invece un grande prodotto che valorizza interamente la nostra regione.